di Palermo. Cognome non me l'hai detto, grazie. Rosalia. Come la sa? Rosalia non è di Domenica Sania, Rosalia. No, Palermo. Santa Rosalia è di Palermo. Palermo. Sì. Palermo. Da Monte Pellegrino. Volevo un'informazione precisa. No, Siracusa, l'Unione Inquilini a Palermo ha riaperto la sede da... Ho un microfono. L'Unione Inquilini a Palermo ha ripreso la propria attività da fine luglio dell'anno scorso, dopo una gloriosa parentesi fortissima fatta da compagnie, peraltro non sono più a Palermo per ragioni di lavoro, giustamente giovani e bravissimi, che all'epoca fecero una forte campagna contro i canoni in nero, l'applicazione dell'articolo sulla cedolare secca per permettere di fare il canone imposto all'agenzia delle entrate. Palermo è una città in cui viene molto utilizzata la cosiddetta emergenza abitativa, finisce in termini politici, è continuamente sui giornali, e ha torto a ragione, la funzione principale, il motivo principale per cui a luglio io e qualche altro compagno abbiamo accettato abbiamo visto che era opportuno riprendere, anche se era tutto da ricostruire, l'attività dell'Unione degli Inquilini era quella di provare a fare da catalizzatore una serie di meritevoli movimenti locali, molto legati dal nostro punto di vista a volte alla microvertenzialità sulle tante emergenze, perché i numeri a Palermo sono pesanti. Diciamo che da tempo esiste, fu creata su pressione anche dei movimenti per la casa, una lista per l'emergenza abitativa ulteriore rispetto alle case popolari, praticamente che attualmente è composta, viene aggiornata ogni 4 mesi, sarebbe composta attualmente da 1400 nuclei familiari da 3 a 5, 7 persone senza casa. La cosa che a Palermo si scotta in maniera pesante a Palermo sono le politiche o l'inesistenza di una politica strutturale per la casa che si è attuata dagli anni 90 in poi, da giunte anche sensibili alle tematiche sociali, che la cosa più facile che trovarono fare per affrontare il problema casa fu quello di monetizzare il diritto alla casa, man mano, fra l'altro non opporsi minimamente a ipotesi, man mano si andavano presentando, di eventuali dismissioni, appoggiando attualmente, se arrivassero, favorevoli attualmente anche alla dismissione di patrimonio pubblico abitativo, cioè quello di affrontare, qualcuno mi capire, non è una critica feroce quello che voglio fare, ma di affrontare l'emergenza casa come emergenza politica elettorale quasi, da tamponare anche solo economicamente, stando attenti a non interferire su quelli che vengono considerati dai grandi politici quelli che possono essere i piani economici generali, cioè per capirci la missione di alloggi pubblici o l'appoggiare persino semplicemente i canoni concordati. Tutto ciò interferisce su quello che è un pezzo di economia cittadina che è sempre vissuta, anche grazie agli studenti fuori sede, sulla speculazione sul bisogno abitativo. Il problema è che negli anni chiaramente sono finiti i soldi,
e ci si ritrova ora sul groppone cronicizzati i famosi, le persone che all'epoca vissero di contributo alloggiativo, a cui non si è dato una casa, ritrovandosi con questi casi cronicizzati e con in più una crisi economica che fa aumentare in realtà a fondo questi casi di emergenza. Allora, quello che si sta cercando di fare è da catalizzatore dei movimenti per la lotta per la casa, di per sé fra di loro contrapposti su pratiche e su obiettivi. Ci si sta riuscendo, nel senso che noi siamo amici tutti, lavoriamo con tutti pur nelle contrapposizioni. La difficoltà è di far uscire soprattutto i movimenti, cioè alcuni movimenti, dall'ottica della microvertenzialità o persino di allargare verso una visione generale più grossa. Cioè, il problema a Palermo non include, ci sono 1400 famiglie senza casa, ma ci sono oltre 10.000 famiglie, 20.000 famiglie che non ce la fanno a pagare l'affitto. Cioè, certamente la soluzione, noi appoggiamo i movimenti che praticano le occupazioni, ma non possiamo andare ad occupare, non ci abbiamo da occupare 20.000 case e il nostro interlocutore non può essere certo il comune, anche perché il comune trova l'alibi di fronte alla grandezza del problema per concedere solo misure tampone, che poi peraltro questi grandi rivoluzionari, che accontentano tutti questi grandi rivoluzionari, cioè, nel senso, pur avendo obiettivi, occupiamo la casa, occupiamo tutta la città, cioè, come pratica l'occupazione, in realtà poi alla fine, di fronte alla risposta dell'assistenzialismo, peraltro a Palermo affidata, così so in altre città, però è emblematico secondo me, affidata allo stesso assessorato e gestisce gli assistenti sociali. Sì, ho finito. È una costante. Per cui in maniera molto indifferente io mi ritrovo che dopo una gestione del contributo disagio abitativo in cui era evidente che i numeri non funzionavano, ma in cui paradossalmente i movimenti per la casa ci frenavamo, e io lavorando con Isunia, ottima collaborazione anche con Isunia, eccetera, per quello che si può, cioè nel senso che ci facevamo i conti, abbiamo detto guardate che 1 milione di euro in base a questo regolamento, cioè non pretendo né canone concordato, né, cioè regalano soldi, cioè in sostanza arrivano a dare 7.200 euro al mese l'anno di canone, a Palermo sono tanti in questo momento perché la crisi ha fatto abbassare i canoni, tanto da farle rientrare tutti tranquillamente nei canoni concordati se la gente lo sapesse, volesse. Cioè danno 7.200 euro di canone senza pretendere minimamente che sia agganciato a un requisito particolare. Immaginate cosa succede in un momento di povertà, diventa una forma di assistenzialismo. Si cominciò negli anni dando milioni e milioni di euro di soldi, perché le prime giunte di giunta di centrosinistra trovarono le casse paradossalmente piene, ci immaginavamo che le varie amministrazioni democristiane, collaterali, la mafia, chissà che cosa avessero fatto, invece quello che facevano era che non spendevano semplicemente, perché ci furono degli anni, un decennio, gli anni 90, in cui c'erano le casse piene e si distribuivano soldi. Distribuire soldi significa che ci si è ritrovati attualmente con il paradosso di una città in cui è avvenuta la speculazione edilizia nel centro storico, hanno ristrutturato con fondi pubblici, si è ristrutturato il centro storico, si è espulsa la popolazione popolare, ora è diventato un quartiere sostanzialmente borghese, cioè soldi pubblici sono stati spesi, è avvenuta la speculazione, ora ci ritroviamo con decine di migliaia, almeno 40.000 alloggi sfitti e un sacco di soldi spesi negli anni, nessun passo avanti, l'ultima graduatoria per Casa Popolare è di 15 anni fa,
ci ritroviamo a questo, è l'unico, e per ragioni ora economiche, apparentemente opposte, ma la logica a me sembra la stessa, l'unica risposta che si dà è quella della monetizzazione del bisogno, senza peraltro badare a cose minime, cioè della serie tu in cambio che cosa stai chiedendo. Cioè in realtà danno dei soldi alla gente perché si stia zitta. Grazie.